traccia di quello che abbiamo visto, il grande evento, ha un consenso o è una macchina che produce consenso? Ed è una macchina che, per quanto riguarda il lavoro, al di là del tema, si regge sul lavoro volontario. So, Expo is a machine that produces a huge, big consensus in Italy, and it's a machine that is based on volunteer work. Il lavoro volontario che anche gli artisti, ma non solo loro, conoscono molto bene come parte integrante della loro attività sul mercato globale. Volunteer work that is not something that only artists know on the global market. Ciò che differenzia l'Expo italiana da Expo analoghe, così come grandi eventi come i campionati di calcio nel mondo, è che il lavoro volontario di inizialmente 18.500 persone è stato regolamentato da un accordo sindacale il 23 luglio 2013. So the difference between the Italian Expo and other big events, such as, for example, the Soccer World Cup, is that this use of volunteer work was regulated last July by an agreement signed by the union. So this agreement was for 18,000 volunteers working for this, only for this event, Expo Milano. Gli occupati diretti da Expo erano e sono 735 persone. La sproporzione è evidente a tutti. The people who are normally working for Expo, meaning paid labor position for Expo, are 750, 750, so 750, so the disproportion with the 18,000 volunteers is evident. Ancora più evidente, perché questo dispositivo approvato dai sindacati, perché bisogna creare lavoro nella crisi, questo dispositivo è entrato subito in crisi, nel senso che non hanno trovato 18.000 persone, ed è accaduta una cosa interessante, perché all'esterno dell'accordo sindacale, Expo, insieme alle associazioni del volontariato milanese, non solo, ha iniziato a reclutare altri volontari. So this agreement for free labor at Expo went immediately into a crisis. So they were not able to find these 18,000 volunteers, so that Expo had to find other volunteers outside this agreement with the unions, making alliances with volunteer organizations in the region of Milano. I 1.000 volontari del Touring Club a svolgere il ruolo di guide turistiche, da quello che si sa, nei monumenti storici milanesi. A thousand volunteers from Touring Club being touristic guides in Milano. I 140 volontari inquadrati però nel servizio civile, nella legge del servizio civile italiana, reclutati direttamente da Expo, per il costo di 800.000 euro. 100 then, how many? Okay. 140, 140 people on civil service. I don't know how to translate it in English. Basically, it's when you don't want, when you are like a young kid, you don't want to go to the army. You can go for civil service and do something else for I don't know, a few months, 1 year, stuff like that. Più altre tipologie di volontariato reclutate dalle più grandi organizzazioni del volontariato milanese e lombardo, che sono parte integrante dell'organizzazione dell'Expo. Plus other thousands of volunteers which were chosen and selected thanks to this big volunteering organization of Milano and the region of Lombardia, which are part of this big event. Ancora più interessante, sempre analizzando questo accordo che è esemplare e farà storia in Italia e credo per tutti i grandi eventi nel mondo nel futuro, è la creazione di tra 11.000 e 15.000, Emanuele, correggimi, lavoratori che
opereranno per i 6 mesi della durata del grande evento nei padiglioni dei paesi ospiti. E il numero, e il fatto che noi non conosciamo nemmeno il numero di queste persone, o che Expo non le comunichi almeno ufficialmente, è già un problema. One first problem is that, for example, we don't know exactly how many these volunteer workers are. Probably the number is between 11,000 and 15,000. But there's already the fact that Expo is not making any official communication about it. Inizialmente dovevano essere inquadrati nel contratto dei servizi secondo questo accordo sindacale. Attraverso l'uso sistematico e massivo degli strumenti di Manpower, dell'agenzia di lavoro interinale, i sindacati stessi circa 20 giorni fa, ma insomma sì, la polemica è nata a una settimana dall'inizio del grande evento, sono accorti che non erano stati inquadrati nel contratto dei servizi, ma in quello del commercio. Originally, these workers, the one who had to be paid, so not the volunteers in this case, had to be contracted under a particular type of contract, which is called dei servizi. But more or less 20 days ago, so very close to the opening of the expo, the unions basically discovered that the temporary working agency was basically Manpower. It's the name of this temporary work agency which works for Expo, which finds the labor force for Expo, did not apply the contract decided with the agreement, but another kind of contract. Questo significa che questi 11.000, 15.000, chi lo sa, lavoratori e lavoratrici guadagneranno fino al 30% di meno. Avranno un carico superiore di lavoro, disponibilità 24 ore su 24. All'inizio, a una settimana dall'inizio di Expo, noi sappiamo che tutti i contratti operanti dei lavoratori dei padiglioni sono illegali. Expo è una macchina che produce illegalità. So, this between 11,000 and 15,000 workers, we don't know the exact number, probably will be paid 30% less than the agreement, and that means that all the Expo is a machine based on something which is not legal, literally not legal. Dispositivo. And also, sorry, and they also, with this new kind of contract, they must have an availability more or less of 24/7. Dispositivo però del lavoro volontario, Expo, quindi il grande evento, Milano è la città dei grandi eventi, ce ne sono decine all'anno, però è molto interessante Expo che ha una dimensione secondo me originaria e riproducibile per il governo della forza lavoro. Expo è come una cipolla, retto e alimentata dal lavoro volontario e all'esterno a tutte queste altre tipologie di contratto fino a questi che sono completamente illegali. The difference between Expo and the other dozens of events that happen in Milano every year is that can be easily reproduced. So it is kind of a new model for the precarization of labor. Expo looks like an onion. There is the core which is based on volunteer and free labor, and then there is all the schemes around which are these other types of not legal contracts. Questo significa che chi fa un lavoro volontario fra 6 mesi in un altro evento, in un altro Expo, può fare il lavoro precario e viceversa. È come se fosse una porta girevole in cui non c'è mai un'ascesa, così come accadeva nel Novecento, verso posizioni più qualificate, più complesse, ma resti sempre allo stesso punto, cambiando solo di posizione, dal lavoro volontario a quello precario, all'inoccupazione, al lavoro in nero e viceversa. Expo is like a sliding door, so there is no stairs, there are no real careers opportunity. You only just go around and maybe for one round you have like this volunteer work, or you don't work at all, or you work paid with not illegal contracts. Il lavoro volontario free labor però è un dispositivo politico molto complesso, che è un dispositivo soprattutto politico che
produce consenso se non ce l'ha lo cerca. So free labor is a very complex device. If it doesn't, but it's a political device. If it doesn't have consensus, it seeks for consensus. Si regge, cioè, sulla passione e sulla capacità mimetica e di identificazione dell'individuo rispetto a un brand. It's based on the passion and on the capacity of mimesis of an individual towards a brand. Potete capire che in un paese dove il lavoro volontario e il volontariato, scusate, è di natura cattolica ma anche civica di sinistra è molto diffuso, questo è, ed è stato diversamente usato dagli anni 80-90 in poi nell'epoca delle guerre umanitarie e così via, beh, questo dispositivo produce effettivamente condivisione, identificazione e anche desiderio. In Italy, volunteering has basically two different roots. One is the Catholic root, and the other one is a leftist root. So it was also always a kind of noble tradition in Italian history. So that's why now it produces all this consensus. And it produces, identification and also desire. Come può un brand come Expo produrre desiderio, passione e identificazione? Questo è il problema, non che hanno i movimenti che criticano i grandi eventi, ma il problema che ha avuto Expo. So how Expo, things such as Expo, can have this big consensus around it. This is not a problem of social movement with protesting against Expo, but this is the actual problem of Expo itself. E questo è possibile evocando tentativo, questo qui sembra funzionare perché attualmente ci sono 7500 volontari reclutati più tutti gli altri che ho detto prima, per un totale che oscilla tra 10 e 11.000 volontari che si daranno il turno ogni 2 settimane per i 6 mesi più i lavoratori che ho detto prima. È avvenuto perché Expo in questo caso ha un brand etico, vuole nutrire il pianeta, proteggerlo insieme alle persone, affermando i loro diritti fondamentali. How was it possible for Expo anyway to gather more or less more than 10,000 volunteers? Because Expo is an ethical brand, apparently ethical brand, so that the slogan is Expo to feed the planet, so you know it's food, energy for life. I mean, so feed the planet, energy for life. Yeah. Sì, sì. E qui arrivo e concludo sul titolo del nostro piccolo libretto che raccoglie alcune inchieste pubblicate sul manifesto. Beh, c'è la promessa, non solo che con la tua opera volontaria, la partecipazione e l'identificazione col brand, il pianeta possa migliorare grazie alle meravigliose tecnologie alimentari presentate dai paesi ospiti di Expo, ma c'è anche la promessa più personale. I would like to finish coming to the book that we were speaking about. So it's not only the promise that we are referring to, it's not only the good promise of saving the planet through the food technologies of multinationals, but there's also a more personal promise. Quella di trovare un lavoro meno precario. That of finding a less precarious job. Un lavoro che, come ho spiegato prima, non sarà mai trovato, quindi è una promessa esistente, infinitamente riproducibile, sempre tradita e sempre riproposta. Grazie. A promise that will never happen in the end, so it can be reproduced almost an infinite times. That's it. Thank you.